Qualche tempo fa ho pubblicato un video che è più o meno una richiesta di aiuto. Cosa vuol dire? Un video in cui praticamente chiedevo alla community una disponibilità da parte di chi, insomma, può essere interessato a darmi magari forse una mano in eventuali futuri lavori dove può capitare e capita di non poter svolgere il lavoro fotografico da solo. Non sto dicendo che in questo momento ho una urgente necessità, sto semplicemente dicendo che appunto ogni tanto capita questa cosa. Comunque non entro nel dettaglio, vi lascio il link qui in descrizione nella scheda. In questo video specificavo una cosa, cioè che non mi interessa assolutamente il tipo di attrezzatura che viene utilizzato dalla controparte. Cosa significa? Che si può tranquillamente utilizzare una mirrorless, una reflex, Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentax. L'importante è che la si sappia utilizzare assolutamente bene. Questo è il mio approccio. Però qualcuno mi ha sollevato una questione lecita, dal mio punto di vista irrilevante, ma assolutamente lecita. Cioè, ma in certi casi, quando si lavora con più di un fotografo, e normalmente si parla comunque di situazioni tipo eventi e matrimoni, non sarebbe il caso che tutta l'attrezzatura fosse in qualche modo uguale? Cioè che comunque, per esempio, la scienza dei colori fosse assolutamente la medesima trasversalmente a tutti i fotografi che sono presenti? Questa è una questione interessante che fa riferimento a una questione che secondo me non viene tanto affrontata, cioè quello di utilizzare delle fotocamere uguali e o meno all'interno appunto di un servizio fotografico. Prima di continuare però, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, condividerlo. Vi invito a dare un occhio sotto la descrizione se volete supportarmi col mio canale, se dovete fare un acquisto su Amazon. Sotto in descrizione potrete trovare un sacco di cosine interessanti, i miei link Telegram di offerte giornaliere su Amazon, i miei link Instagram, alcuni consigli per gli acquisti tech, fotografici, eccetera, codici sconto per Fisco Zen, per Luminar. Dateci un occhio perché potreste veramente trovare qualcosa di interessante. La annosa questione delle fotocamere uguali. Cosa significa? Che se dobbiamo fare dei lavori in studio, dei lavori posati, nelle mie foto di interni, per esempio, non ho grossi problemi, cioè spesso e volentieri vado tranquillamente in giro con una sola fotocamera. Perché? Perché diciamo che il tipo di lavoro non è caotico, non è rischioso e ci si può permettere in qualche modo, almeno dal mio punto di vista, di utilizzare tranquillamente un solo corpo. Però in altre situazioni l'utilizzo di più corpi non solo è consigliato, ma assolutamente è essenziale. Parlo di eventi che possono essere privati o ad esempio aziendali o più semplicemente dei matrimoni. Vi sarà capitato di andare magari a dei matrimoni? Mi rivolgo naturalmente a chi magari non lo fa come professione, quella del fotografo, però avrete sicuramente visto che ci sono fotografi, quasi tutti, perlomeno quelli seri, che utilizzano due corpi macchina. E spesso e volentieri li avrete sicuramente visti che inquadrano un soggetto, lasciano giù una macchina fotografica e prendono immediatamente l'altra e fotografano. Cosa succede? Perché fanno così? Per diversi motivi. Allora, il primo è fondamentalmente quello di avere più foto, più angoli di visione, più come dire, punti di vista diversi, e spesso si parla di due fotocamere dove c'è montato su una un obiettivo grandangolare e sull'altra un teleobiettivo, uno standard, possiamo dire 50 mm, 80 mm, 100 mm. Io ho un collega, ad esempio, che lui usa fisso il 70-200 mm e sull'altro usa tranquillamente un 24-70, se non qualcosa anche di più grandangolare, tipo un 16-35 mm. Perché? Perché soprattutto in eventi e matrimoni è difficile comporre. Oggi come oggi, matrimoni ed eventi sono molto caotici, molto
veloci nella realizzazione, quindi non abbiamo tempi di composizione fotografica sufficienti per riuscire a essere sicuri che quella foto effettivamente viene fuori. Perché? Perché sappiamo benissimo che una foto non è composta solo dal soggetto, ma da tutto anche quello che ci sta intorno. E purtroppo oggi, diciamocelo, la valutazione della fotografia non avviene in camera, in determinate situazioni, attenzione, in camera, ma avviene semplicemente dopo, in fase di selezione, di post-produzione. Quindi ci rendiamo conto che magari aver preso i soggetti della nostra fotografia in mezzo busto o figura intera, beh, la foto risulta meno suggestiva rispetto ad averli fotografati all'interno di una composizione dove con un grandangolo andiamo a riempire la foto, il frame, con altri elementi che arricchiscono appunto la fotografia. Oppure al contrario, ci rendiamo conto che questa foto grandangolare così ampia all'interno degli elementi di disturbo, benché gli soggetti siano venuti bene, ma ci sono degli elementi di disturbo che ci fanno dire, beh, forse stringere e schiacciare i piani con un teleobiettivo, beh, allora è meglio. Ed è per questo che si usano due macchine fotografiche. E diciamoci la verità, nel momento in cui si potesse utilizzare più di due macchine fotografiche, beh, credo che molti fotografi lo farebbero tranquillamente. Capita di vedere qualche foto, soprattutto di fotografi sportivi, dove ci sono fotografi che hanno anche 3-4 macchine attaccate al collo. Ovviamente la gestione è molto molto complicata. Un altro aspetto del doppio corpo macchina qual è? Che una macchina si può rompere. Ora, voi direte, uno va ad acquistare una fotocamera recente, dovrebbe funzionare. Uno fa revisionare la macchina, la fa controllare, dovrebbe funzionare. Vero, verissimo. Però la casualità, purtroppo, sappiamo che, insomma, può succedere che qualcosa non vada assolutamente bene. Quindi che la fotocamera si rompa. Succede che gli otturatori si rompono, succede che le macchine fotografiche cadono, che gli obiettivi si rompano. Quindi avere una macchina di backup, cioè anzi avere una seconda macchina, è sicuramente consigliabile, anzi essenziale, per poter portare a casa il lavoro. Perché anche con una sola macchina fotografica, se sei un buon fotografo, ce la puoi assolutamente fare. Altro aspetto è che con una sola macchina fotografica a volte non hai il tempo di cambiare l'obiettivo. Intendo dire, fisicamente non hai il tempo di staccare l'obiettivo, appoggiarlo, prendere un altro e rimontarlo, perché i tempi sono veramente veramente caotici. In un video che non so se è già uscito o dovrà uscire, un evento che ho fatto a Torino, ho avuto tempo, penso neanche un minuto scarso, per fotografare una persona, ok? Per una serie di motivi, e capite che in un minuto tu devi tirare fuori il risultato, ok? Quindi non hai il tempo di impostare la macchina, pensare al diaframma, alla composizione, devi fare tutto immediatamente. Due corpi macchina, due lenti che avevo scelto quando ho capito di che evento si tratta, e ho cercato in tempi così ristretti di tirar fuori effettivamente il prodotto, cioè la fotografia. Questo è assolutamente fondamentale. Ora, le due macchine. Perché le due macchine o le quattro macchine sarebbe meglio che fossero identiche? Quattro macchine, parlo di due fotografi più due fotografi, ovviamente un fotografo più l'altro fotografo, per esempio ad un matrimonio. Singolarmente, nel momento in cui io devo fare un lavoro, se ho due macchine identiche è molto più semplice. Perché? Perché comunque mi è già capitato in passato di utilizzare delle macchine fondamentalmente diverse, e vi dico anche cosa, utilizzavo, se non ricordo male, una X-T2 Fujifilm con una X-T3, o forse era una X-T3 con una X-T3, due fotocamere diverse tra di loro, fisicamente diverse, e mi sono accorto che benché fossero due fotocamere assolutamente validissime,
insieme non lavoravano bene, non che avessero un problema l'una con l'altra, ma semplicemente perché nel momento in cui fai il cambio da una fotocamera all'altra, ti ritrovi tutti i comandi e tutte le impostazioni comandabili in maniera completamente diversa rispetto all'altra fotocamera. Quindi diventa effettivamente un problema. Vi faccio un esempio. Io sulle mie fotocamere, la tipica rotella, questa, imposto il pulsante laterale destro, guardando la fotocamera a destro, su praticamente tutte, su l'impostazione ISO, ok? Per me è fondamentale, perché spesso lavoro in automatico, spesso invece semplicemente imposto l'ISO in maniera manuale. Questo a volte non è possibile per tutti i tipi di fotocamere, quindi nel momento in cui tu ti trovi a dover cambiare ISO, sensibilità ISO in una fotocamera che non contempla quel tipo di comando, perdi dei secondi, perdi veramente dei secondi, e in certe situazioni è veramente molto importante non perdere il minimo attimo. Anche perché oggi purtroppo i soggetti, soprattutto quelli animati, quindi le persone, sono abituate a vedere in televisione e purtroppo nelle serie, nei film, e purtroppo è così, vedere fotografi che scattano in maniera pronta, immediata. Scenograficamente è così, nel senso che comunque non puoi far vedere in un film che c'è il fotografo che imposta la macchina fotografica, si fa vedere che il fotografo che prende la macchina fotografica e clic scatta. In realtà non è assolutamente così, a meno che tu non abbia la fortuna di avere già la macchina fotografica pronta ed impostata. E quindi c'è bisogno effettivamente di accelerare i tempi. Quindi è un problema pratico, cioè meglio avere due fotocamere completamente identiche. E per identiche, badate bene, intendo anche nel menu personalizzato. Ormai tutte le fotocamere supportano, hanno comunque nel menu di configurazione la possibilità di personalizzare un menu specifico dove raccogliamo tutti i comandi che utilizziamo di più. Nelle mie macchine fotografiche i menu sono praticamente identici, quelli personalizzati, di modo che io non abbia bisogno di andare a cercare delle voci e mi trovo in qualche modo spaesato. Da un punto di vista amatoriale invece il discorso è diverso, cioè chi non lo fa professionalmente naturalmente preferisce prendere una fotocamera di un tipo, al di là ovviamente dell'aspetto economico, e ne va a prendere un'altra di un altro tipo, semplicemente perché non c'è l'esigenza di avere due fotocamere completamente identiche. Un fotografo amatore che non lo fa comunque di professione ha il piacere di andare in giro a fotografare, magari ha un corpo macchina di un tipo e un corpo macchina di un altro, per avere apposta una varietà di scelta, anche di comandi, di sensore poi fondamentalmente. Nel momento in cui le due fotocamere sono completamente diverse, e parliamo anche di brand completamente diversi, anche la scelta dei colori, il tipo di sensore, l'immagine che viene acquisita è completamente diversa. Questo può effettivamente creare dei problemi nel momento in cui si va a post-produrre, perché voi sapete che in post-produzione, soprattutto nella scelta, nella selezione delle foto di un evento o di un matrimonio, ok, non si fa assolutamente tutto un copia e incolla delle impostazioni e non si applica semplicemente un preset, però di base l'applicazione di impostazioni generiche per poi andarle a ottimizzare con anche delle maschere, eccetera, è una cosa che si fa molto tranquillamente. Ma nel momento in cui abbiamo due sensori completamente diversi, capite che comincia a essere difficoltoso copiare e incollare le stesse impostazioni, però trasversalmente su due sensori completamente diversi, cioè che lavorano con la colorazione, per esempio, di Lightroom in maniera completamente diversa. Nel momento in cui ci ritroviamo a lavorare ovviamente con un altro fotografo e questo ha un sensore di una reflex, di una mirrorless, che è completamente diverso, è chiaro che è più difficoltosa la cosa nel momento in cui si va a post-produrre. Però c'è da dire che qui c'è una questione pratica, cioè è difficile anche dover
cercare qualcuno che abbia una dotazione fotografica che sia simile alla tua. Non vi nascondo che conosco degli studi che hanno all'interno dei componenti, dei membri, che utilizzano tutto lo stesso tipo di fotocamera. Nella fattispecie vi dico per esempio Sony, che sia una Sony A3, A4, A7 III, A7 IV, A7 R3, A7 R2, quindi bene o male la scienza dei colori è più o meno quella. Poi l'ideale sarebbe sempre la stessa identica fotografia, senza togliere poi la praticità di potersi scambiare gli obiettivi all'interno di un evento, quindi la possibilità insomma di essere un pochino più versatile. Apro una parentesi e la chiudo. Personalmente sono molto geloso delle mie cose, quindi io non presto gli obiettivi, non presto le macchine fotografiche e, tanto più che non mi voglio assumere dei rischi, non prendo nemmeno gli obiettivi da qualcuno in prestito. Però una situazione idilliaca in cui tutti hanno la stessa strumentazione ci può essere, ma è anche molto difficile appunto da realizzarsi, ed è per questo che si dà un colpo al cerchio e una alla botte, si cerca in qualche modo di comunque di venirsi incontro. È più difficile trovare effettivamente qualcuno che ti dia una mano che non effettivamente trovare qualcuno che ti dia una mano che abbia pure la tua stessa attrezzatura. Quindi è sì sicuramente un problema di sensore, di scienza dei colori, di post-produzione, di ottimizzazione dei tempi di produttività in funzione comunque di tempi ristretti di consegna comunque del risultato finale, che non un qualcosa di molto più articolato, ed è anche una questione molto molto pratica. Dal mio punto di vista io credo che bisogna scendere a dei compromessi, quindi come tutti anch'io preferirei avere un'uniformità costante, incredibile sul tipo di fotografia che viene acquisita da due fotografi, per esempio, diversi, però, ahimè, purtroppo non è assolutamente possibile. Se poi tutto ciò consideriamo il fatto che oramai vengono richieste anche delle foto via drone, i sensori dei droni sono cose completamente al di fuori rispetto ai sensori delle macchine fotografiche, quindi anche il tipo di colore, il tipo di RAW, e tutto quello che ne consegue in qualche modo vanno a cozzare con le foto delle macchine fotografiche, il lavoro si prolunga ancora di più alla ricerca insomma di un'uniformità, di coerenza di tutto il lavoro che deve essere consegnato al cliente finale. Questa è la spiegazione insomma del perché si usano due macchine fotografiche, il perché dovrebbero essere teoricamente uguali e perché dal mio punto di vista, tutto sommato, oggi come oggi, non è assolutamente necessario. Vi invito come al solito a lasciarmi sotto un commento, dimmi cosa ne pensate qua sotto in descrizione. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, condividerlo, di dare un'occhiata sotto alla descrizione dove ci sono un po' di cose interessanti. Beh, noi naturalmente ci vediamo al prossimo video.